Siamo in un momento particolare, molto particolare, con, secondo me, diciamo diverse, ma in realtà è un'unica possibilità, veramente di riscatto e di trasformazione, ma una trasformazione importante, radicale. In questi giorni ci sono movimenti un po' per il paese. A Roma domani c'è questa iniziativa di Cunaré, avete presente il personaggio, e si sono subito mossi a Milano per organizzare una sorta di contraddescamento nel tentativo di tirare. Noi abbiamo sempre un problema di base. Voglio partire da questa parola, rivoluzione. La rivoluzione è una gran bella cosa se viene compresa fino in fondo, altrimenti è l'ennesimo strumento in mano, passatemi la parola, poi l'aggiusto, in mano al potere precostituito per redistribuire di nuovo il codice. Il codice vuol dire ridistribuire, riorganizzarsi attorno a qualcosa di nuovo che nuovo non lo diventa più. Noi possiamo riconoscere almeno due tipi di rivoluzione. Una rivoluzione esteriore, è una rivoluzione intima e poi la specifichiamo meglio di che cosa sto parlando. Le rivoluzioni esteriori hanno delle motivazioni, cioè partono da un'analisi, se vogliamo anche sociologica, delle condizioni di vita. E quindi, essendo la nostra attuale civiltà organizzata in maniera, passatemi il simbolo, piramidale, cioè diventa piramidale, capiamoci, così sfatiamo questo, il mito degli Illuminati, ok? Diventa piramidale per una ragione molto semplice, cioè qui ci sono dei numeri, è un'organizzazione in classi. Classi sociali. Alla base, cioè che vanno dalla, quindi questo qui possiamo mettere potere, risorse, denaro, tutto quello che volete, quindi da maggior potere a minor potere, minore anche disponibilità di risorse. Adesso noi parliamo di disponibilità economica, di reddito, di proletariato, di quello che volete, di borghesia, sono organizzazioni in classi. La base è per forza che sono la maggioranza, perché nel momento in cui si va a stabilire una relazione dominatore dominato, evidentemente, se noi capiamo l'escusso storico di questa cosa qua, ma cioè storie che conosciamo, la studiamo anche a scuola, non è che è fantascienza, ci troviamo di fronte a questa situazione, cioè un gruppo sociale, ma non è neanche sociale, un gruppo di persone, di individui che riesce a soggiogare una gran maggioranza di soggetti e li traduce in schiavi. Ritornando sempre al nostro disegno della volta scorsa con i due fiumi, ovviamente noi parliamo di schiavitù da un certo periodo in avanti. Non è l'origine delle cose.
all'origine delle cose c'è un altro declino umano, dei valori, della qualità dell'essere umano. Questa parola, da un certo punto in poi, si è evoluta nel tempo e si è trasformata in, per esempio, mi viene in mente, prestatori d'opera, operai, proletariato. Poi all'interno di questa cosa chi è che è riuscito a arrampicarsi lungo, altra parola, scala sociale, ha ricoperto altri ruoli. Dalla testa del potere ad arrivare alla base, ovviamente ci sono tutta una serie di altre classi organizzate che obbediscono alla testa. Cioè, per esempio, le forze dell'ordine, l'esercito, e noi lo collochiamo in un punto di questa piramide. Qua possiamo mettere, in un periodo storico avevamo le nobiltà, capite? Gli aristocratici. Quindi è solo una questione di volumi. Cambiano i numeri, cioè se mettiamo qua i numeri, togliamo i numeri, usiamo un diagramma e ci troviamo a vedere una piramide. Questa condizione di dominatore dominato ha fatto sì che ci fosse una parte del mondo con tutta una serie di privilegi, agi e potere, e un'altra parte del mondo che sottostava al comando di costoro. Tutto questo è avvenuto in vari modi fino a quello che noi chiamiamo guerre. Mezzi di intimidazione. Si capisce come è avvenuto questo? Cioè, per poter soggiogare o sottomettere altri, è evidente che io a un certo punto faccio quello, ma è la storia di tutta questa umanità. Vogliamo fermarci, visto che siamo a Roma, all'impero romano. E com'è che questi quattro pastori all'improvviso sono diventati i dominatori dell'intero bacino del Mediterraneo? Hanno espanso continuamente i loro territori, diciamo con l'intento di difendere i confini, ma siamo andati oltre i confini. Pensiamo alle guerre puniche contro Cartagine, pensiamo alle guerre mosse in Francia contro i Galli, pensiamo alle guerre mosse contro i popoli del nord. Quali erano le leve, le motivazioni di tutta questa cosa? Una parte era avere schiavi, un'altra parte la ricerca delle risorse. Ed è stato, questo è stato una parte della storia. Da un certo punto in poi, che cosa è accaduto? Che ovviamente la base della piramide è quella che paga più di tutti le peggiori condizioni di vita. E quindi quando queste condizioni di vita vanno a peggiorare sempre di più, a un certo punto c'è la sommossa popolare. Mi seguite? Questa è una rivoluzione però esteriore. Perché per quanto io parta da un'analisi sociologica, di fatto non sto agendo sulle ragioni, perché cioè, le ragioni sono in questo grafico, e quindi quando io mi muovo sto agendo sempre soltanto sugli effetti. Tant'è vero che questi rivoluzionari manifestano tutti i limiti intellettuali nella loro rivoluzione, perché tutto ciò che in realtà fondamentalmente interessa è una rivalsa nei confronti dei loro presunti oppressori, e quindi il volersi
voler avere, sì, in qualche modo provare a sostituirsi, ed è quello che accade, è sempre accaduto nella storia, che alla fine si sono spostati in un punto e mano a mano sono arrivati anche dove c'erano, nella stanza dei bottoni, ma alla fine da lì a poco non hanno fatto altro che riproporre le stesse condizioni a quei malaugurati che hanno finito per trovarsi un'altra volta lì sotto. Riesco un po' a farmi capire? Questo meccanismo, allora, proviamo ad attualizzarlo così lo capite meglio, no? Adesso in questo paese c'è un governo fatto di Movimento 5 Stelle e Lega. Io non so quanto sia reale questa fotografia, però guarda caso, no? Sembra sempre incastrarsi. Allora, sono state fatte tutta una serie di promesse prima delle elezioni, ma prima non intendo dire nelle settimane della campagna elettorale. Per molto tempo, per molti anni, abbiamo ascoltato il Movimento 5 Stelle dire tutta una serie di cose che volevano fare. Sono quanto un paio d'anni adesso che c'è questo governo e si comincia a sentire di nuovo mormorare il popolo. Adesso io ripeto, non so quanto sia reale o meno, perché? Perché fondamentalmente nessuno di noi realmente ha l'esperienza diretta di partecipare a quello che accade realmente nella stanza dove si fanno le leggi, i governi e i decreti. E quindi cosa volete che ne sappiamo? Cioè tutto quello che noi sappiamo è filtrato e passa per la stampa. Ma come ben sappiamo, i giornali hanno editori e questi editori hanno comunque un orientamento politico e quindi è evidente che se mi troverò nelle condizioni che il mio editore parteggia per una parte politica che in questo momento si trova all'opposizione, monterò un mare di notizie avverse al governo. Cioè, ma non voglio neanche entrare nel merito, voglio stare però sul mormorio, perché quel mormorare in realtà a noi ci dà, è la cartina tornasole di una mentalità. Mettiamola la parolina. E quali sono questi umori o questi mormorii che si sentono? Vai nei locali, no? A far colazione, lo senti. Ecco qua, sono come gli altri. Hanno tradito tutte le aspettative. Ta 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 ta, e alla via così. Erano partiti dal basso, sono andati al governo e adesso stanno facendo come gli altri. Ripeto, non lo so se è così, perché, ma non per questione, proprio me ne disinteresso. Ormai ho smesso di interessarmene perché non faccio fatica a pensare che possano avere quel limite per una ragione molto semplice, che pensano di poter risolvere le questioni cambiando gli effetti. E siccome la causa, dal mio punto di vista, è un problema umano, finché non svilupperemo una vera rivoluzione antropologica, tutti i nostri tentativi di migliorare le nostre condizioni di vita prima o poi andranno fallendo. Cioè è proprio inevitabile, è per una legge che si chiama legge di entropia. Conoscete questa cosa? La legge della termodinamica. Due corpi con temperature differenti posti uno accanto all'altro, a un certo punto nel durare in un tempo T, assumeranno la stessa temperatura. Cioè se ho un recipiente con 100 gradi e ne ho uno con 50 gradi, a un certo punto arriveranno a avere la stessa temperatura. Questa cosa si chiama entropia e accade continuamente, perché l'entropia è una legge necessaria in tutte le scienze affinché le cose ritornino in un equilibrio. Perché l'universo tende all'equilibrio. Il problema però è un altro. Che se fino a un punto tutto si sviluppa in modo assolutamente automatico, per quanto riguarda l'essere umano, a causa della qualità di cui è dotato particolare, che è la coscienza, se veramente vuole superare questa legge dell'entropia e quindi semmai portare quel recipiente alla stessa temperatura, capite? Invece di avere un recipiente che fa 100 gradi, uno che ne fa 50, alla fine
se è la media, la temperatura, fai che anche arriva a 60 gradi, entrambi i recipienti, il gioco sarebbe invece riuscire a portare anche quell'altro recipiente a 100 gradi. Vuol dire che abbiamo fatto realmente un passo evolutivo. Questa cosa, ma infatti, sempre stando nell'esempio, l'unico modo che ho per fare una cosa del genere è mettere fuoco dove c'è 50 gradi, per vedere se riesco a portarlo a 100. Ma ci deve essere qualcuno capace di mettere fuoco a quel contenitore. Altrimenti non avviene, e quel fuoco è un atto cosciente. C'è un tizio che si presume vissuto 2000 anni fa, a cui vengono attribuite queste parole: sono venuto a portare fuoco alla terra. Non so se avete presente il soggetto, a mettere il padre contro il figlio e via dicendo. Anche lì è un bel esempio, cioè quella è stato un tentativo di produrre una rivoluzione antropologica che avrebbe permesso a questo fiume di ritornare verso le origini e quindi produrre quell'evoluzione prevista per l'umanità. Cioè, noi non possiamo non considerare o considerare l'anomalia che siamo nella natura come una casualità. Cioè, l'essere dotati di quelle tre cose di cui parlavo la volta scorsa, pensiero, sentimento, sensazioni, coscienza, volontà. Cioè, capite, un pensiero autonomo è un pensiero autonomo. Non è un pensiero automatico. Un pensiero autonomo vuol dire qualcosa che sorge dopo che io ho fatto un'esperienza cosciente. Quindi non parlo più per frasi fatte e non parlo più per sentito dire o cose che mi sono state dette o lette, ma parlo perché ho fatto un'esperienza e da quella esperienza ne ho fatto una sintesi tale da generare questa cosa che noi chiamiamo pensiero autonomo. E la sintesi è sempre un'evoluzione dal conosciuto. Faccio esperienza dello sconosciuto e a quel punto ho gli strumenti intellettuali per tradurre quell'esperienza in una sintesi che permette di fare dei passi in avanti, perché l'evoluzione dell'uomo è l'evoluzione della sua coscienza. Cioè, l'evoluzione dell'uomo non è l'evoluzione tecnologica. Come forma di vita, l'evoluzione dell'uomo è l'evoluzione della sua coscienza. E quindi l'uomo originario, quando compare sul pianeta Terra, compare per poter fare un ulteriore sviluppo non previsto dalla natura. Perché non può essere previsto? Perché non può essere qualcosa di assolutamente automatico. Il punto è che nel momento in cui questo essere ha queste qualità possono prendere anche un'altra direzione. Capite dove gioca lì il pendolo? È sempre lo stesso esempio, cioè se io prendo un ghepardo e gli do l'intelletto, questo userà l'intelletto per tirare granate alle gazzelle, perché rimanendo profondamente un animale dentro, la sua animalità lo spingerà ancora a utilizzare questo strumento incredibile, non per evolvere come forma di vita, ma perché è animale. L'essere umano, secondo me, non è un animale. O lo è in parte, e quindi la sua evoluzione è possibile nel momento in cui riesce a trasformare questi impulsi dell'animale verso l'espressione massima della sua coscienza, cioè accompagnati da questa qualità. E quindi l'uomo originario compare sul pianeta Terra affinché possa evolvere nella coscienza.
ha utilizzato, o almeno una parte, perché poi è quella che ha preso il sopravvento, una parte di quegli esseri viventi, anche perché dico una parte, per un motivo molto semplice. Se fosse stata l'intera umanità, noi non avremmo questo secondo fiume. Cioè, questo fiume che cammina insieme alla storia può farlo perché alcuni individui straordinari o particolari, dotati veramente di qualcos'altro, forse se vogliamo, come si dice in Matrix, anomalie sistemiche, hanno fatto sì che nonostante i più prendessero un'altra direzione, potesse permanere una consapevolezza di quello che sono le vere funzioni dell'essere umano. Come vi dicevo l'altra volta, più che funzione è proprio la responsabilità che abbiamo nei confronti di tutte le forme di vita di questo pianeta. È per quello che il pianeta risponde come sta rispondendo. Periodicamente da questo fiume sono giunti, c'è stata come una dispensazione, individui straordinari che hanno cercato di introdurre elementi di variazione nel corso di questo fiume in maniera tale da permettere di nuovo questa elevazione. Una di queste cose, come dicevo prima, secondo me, ed è una delle rivoluzioni più importanti che almeno nel bacino nostro del Mediterraneo possiamo ricordare, è quella della rivoluzione cristica, cioè di questo soggetto chiamato Gesù Cristo. Ma voglio dire, purtroppo è fallita, perché da lì a poco tutto quello che era il contenuto di questa rivoluzione antropologica è stato veramente predato dei suoi contenuti, trasformati, alterati per creare un nuovo sistema di controllo. Io lo so che voi questa cosa vi sembra molto stupida, che ormai oggi voglio dire non esiste più il potere temporale dei papi, non so quanto sapete della storia da un certo punto in poi, ma più o meno tutti quanti l'abbiamo studiata, gli ultimi 2000 anni sono 2000 anni comunque di crociate, di guerre, di persecuzioni, di inquisizione, di gente che bastava, cioè non c'era, non era previsto il confronto, non era previsto a un punto tale che i Vangeli, che erano i documenti che servivano, che documentavano questa rivoluzione antropologica, sono stati fatti sparire. Vescovo Irineo a un certo punto dice, e già lì dovremmo interrogarci, come mai esiste già un vescovo mentre ancora ci sono delle persecuzioni di cristiani? Cioè, motiva il fatto che i Vangeli devono essere quattro perché quattro sono le direzioni e tutti gli altri Vangeli devono essere distrutti, perché il cristiano che va a morire deve avere un'informazione, non ha usato questo termine, comunque chiara del perché sta sacrificandosi. Cioè, il martire deve avere chiaro la ragione del suo martirio. Lui però intanto stava tirato fuori dai piedi. Ma perché non ce l'hanno raccontata tanto bene? In realtà la persecuzione, secondo me, faccio delle ipotesi, dei cristiani è avvenuta dai cristiani stessi. Cioè all'interno di questo movimento che è iniziato poi a crearsi, si sono creati gruppi diversi con intenti e interpretazioni differenti del messaggio cristico che hanno finito per metterli uno contro l'altro. Una fazione più prevalente delle altre, probabilmente che era riuscita anche a sedurre i gentili di Roma, riesce attraverso l'appoggio dei potenti di Roma a sovverchiare, cioè diventa utile a un certo punto questa idea della religione unica, perché la religione è controllo alla fine. E quindi noi passiamo da una cultura romana dove
veramente erano ammessi tutti i culti, dalla Iside Fortuna a Serapide. Cioè, a noi raccontano che Nerone perseguita i cristiani perché i cristiani li incolpa di aver dato fuoco a Roma. Ricordate, cioè, la prima persecuzione che viene raccontata nei confronti dei cristiani è quella a seguito del fatto dell'incendio di Roma. In realtà, no, e quindi viene raccontato, in realtà è stato Nerone ad appiccare l'incendio a Roma e poi ha incolpato gli ebrei, perché Nerone era pazzo completo e voleva ricostruire Roma da capo. Vi risuona a tutti questo raccontino? Eppure sono ormai più di 70 anni che è stata rifatta la ricostruzione storica, antropologica, filosofica di quegli eventi con dati alla mano, e non è questa la verità. Cioè, la verità è che un gruppo di fanatici religiosi che si riferivano a Cristo, cioè proprio uguale, a me mi vengono in mente i talebani, che bruciano il tempio di Serapide. Perché l'icona di Serapide assomigliava fisicamente all'icona di Gesù Cristo. Per loro era una profanazione e hanno dato fuoco al tempio di Serapide. Nerone ha solo tanto non perseguito, cioè ha fatto processo e quindi ha cercato i colpevoli di questo incendio. Se non mi credete, cercatevi i dati, vedrete che questa cosa qui, la vera storia di Nerone, e troverete che molte cose... Poi possiamo anche lasciarla in quella maniera come gli piace a loro, però l'interrogativo che io mi porrei è: ma dopo che hai subito tutta questa sofferenza e persecuzione, com'è che ti sei fatto a tua volta carnefice? Lo vedi l'entropia come lavora? Uno che ha sofferto il martirio sa cosa vuol dire il dolore, dovrebbe in coscienza non volerlo infliggere ad altri. E invece da lì a poco, nel giro di poco tempo, noi ci troviamo, appunto, l'Inquisizione, le crociate, le eresie, un tentativo di rimuovere radicalmente tutte le altre forme di religione. Cioè, guardate che il nemico, cioè il vinto, è stato cancellato dalla storia. Riesco a farmi capire? No, perché voi pensate che sia roba vecchia, roba del passato, che a noi non ci interessa più, perché ormai non esiste più lo Stato Pontificio, il potere temporale della Chiesa non c'è più, c'è soltanto questo straccetto di Stato Vaticano, che cosa vuoi che ci faccia a noi, che è anche simpatico questo Pope, che dalla finestra tutte le domeniche ci viene a raccontare, anzi adesso è tan moderno, che le dice che il sesso è un dono di Dio, e la Madonna è il suo influencer, capite? E tante altre cose, no? Ma quella roba lì è un altro specchietto per le allodole. Quello che noi dobbiamo capire è che questa qui è la storia che noi ci lasciamo alle spalle. Vuol dire che da qualche parte quel nemico è dentro di noi. Cioè quella mentalità lì di fare inquisizione è ancora dentro di noi. Non era con voi che lo dicevo. Fatto di della varicella party. È un'intervista. No, beh, non c'è stata l'intervista. Lì è stata proprio come fa l'Inquisizione, preciso. Cioè, le Iene, ma al di là delle Iene, come è arrivato? Questa nel gruppo delle sue amiche, immediatamente è stata investita da insulti e violenze di tutti i generi, e al punto tale da andare a stuzzicare le Iene che non sono andate a chiedere il suo punto di vista, le ragioni o cosa. No, sono andate con una accusa di eresia fondamentalmente. Non si chiama più eresia, ma è l'atteggiamento è quello. Cioè, io non c'è il confronto. In un tribunale eretico, un Giordano Bruno non poteva discutere la sua visione di Dio. Lui doveva rispondere dell'accusa di eresia. Riesco a farmi capire? Cioè, tutto quello che gli veniva richiesto a queste persone era soltanto di ammettere di essere degli eretici e di smentire tutto ciò che avevano detto.
come quelle accusate di stregoneria, dovevano ammettere di essere delle streghe e di aver fatto uso della stregoneria, cioè vi rendete conto? Come quei poveracci che torturavano fino a fargli confessare che erano untori. E noi oggi sappiamo che la peste è tutt'altra cosa, però in quel periodo lì, e non è tanto lontano, stiamo parlando dei racconti di Manzoni. È il buon Don Rodrigo, ve lo ricordate, il Don Rodrigo e tutto il resto dei Promessi Sposi? Eppure quelle persone lì venivano prese, magari perché c'era un vicino che le stava un po' antipatico il tizio, o perché si muoveva un po' particolare, cioè quello lì è un untore perché l'ho visto ungere la porta di là dove poi si sono andati ad ammalare. Lo prendevano, lo torturavano per settimane fino a fargli confessare che era un untore. Hanno fatto confessare di tutto alle persone, qualsiasi cosa, perché poi sotto la tortura, capite? Sono cambiati i mezzi, è come per la schiavitù, sono cambiati i mezzi, non c'è più il ceppo ai piedi, non ti torturano più, però la mentalità e il modus operandi continua a permanere ancora lo stesso e quella cosa purtroppo per noi è nella nostra testa e scatta nei momenti che noi meno ce ne rendiamo conto. Va bene, comunque ci ritornerò. La rivoluzione esteriore ha un problema di fondo che cerca solo di sovvertire questa scala sociale, cioè cerca di intervenire sulla scala sociale, cioè i soggetti attori della rivoluzione là fuori stanno solo cercando di acquisire, cioè quindi non è in discussione, non è messa in discussione l'organizzazione sociale, non è messa in discussione la relazione dominatore-dominato. All'interno di questo recinto io voglio poter comandare fondamentalmente. Il mio bisogno di libertà non è un vero bisogno di libertà, perché è vincolato ovviamente a dove sono collocato nella scala sociale. La rivoluzione antropologica è innanzitutto rimettere in discussione completamente questa organizzazione sociale. E capite già da soli che è praticamente impossibile. La ragione per cui per anni vi ho detto che il sistema attualmente è irriformabile, cioè questa cosa fa il suo corso nella direzione probabilmente di un'estinzione. Il punto, semmai, come ci invitano a fare le sacre scritture da tempo addietro, servirebbe costruire l'arca di Noè. Cioè, questo è il diluvio universale. Non ci sarà, adesso c'è questo mood, no? 11 anni per cambiare, problema dei cambiamenti climatici. Il punto è, sì, il mito dell'Arca di Noè ci aiuta. Arca di Noè, Progetto Zion, chiamatelo come volete, quello è. Sì, ma non è un posto dove andare a stare. L'arca di Noè è un cambiamento di mentalità, per quello che qui è scritto intima, rivoluzione intima, ed è una rivoluzione dei dati acquisiti sin da quando noi possiamo ricordarci. Il punto è riuscire a fare questa rivoluzione, cioè rivoluzione dei dati vuol dire arrivare a mettersi in discussione al punto tale dove noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione, messo le nostre energie nel tentativo di costruire qualsiasi cosa sia, è fondamentalmente spazzatura. E questa cosa, se uno non ha almeno un lampo dentro, un minimo, capite? Di questa sensazione, proprio una sensazione, come dice Morfeo, adesso ti dico perché sei qui
perché senti che c'è qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai cos'è, senti solo che c'è. È una sensazione che ti ha guidato fino qui, è un chiodo fisso da non dormirci la notte. Capite quello che sto cercando di dirvi o no? Cioè, io non vi sto dicendo che dovete buttare all'aria tutto quello che state facendo, perché non è possibile. Perché esiste comunque una condizione umana dalla quale si esce in un modo molto ragionato e intelligente, attraverso un piano. Ma quel piano può essere attuato solo nel momento in cui gli individui che partecipano a questa rivoluzione sono disposti a rivoluzionare i dati e le loro convinzioni, e quindi fare le cose che fanno sapendo che sono circostanziali e che sono parte integrante di un piano di evasione. Poi dopo magari farò un po' di terrorismo esoterico, però fondamentalmente uno può anche pensare che in realtà quello che fa va già bene. Cioè, io lo so, cioè ragazzi, qui c'è una pigrizia di fondo che non finisce più, cioè c'è un'inerzia. Cioè, voi, io non lo so se la sognate più la prateria. Io non lo so da quanto tempo è che non respirate veramente, che camminate su dell'erba, ma non per fare degli idioti. Cioè, io quando dico camminare sull'erba dico e sento che questa relazione così forte con il pianeta è un grado di libertà estremo che posso portarmi ovunque, anche dentro questa stanza o quando sono in giro per strada. Perché è come una reminiscenza delle origini. È quella la sensazione, il chiodo fisso da non dormirci la notte. Che non quadra, lo vediamo da soli che non quadra. Che va dove andrà, lo vediamo da soli. Io ho sempre un po' il timore a fare questo discorso per una ragione molto semplice, che non vorrei che le persone si avvicinino a tutto questo per un timore, cioè perché questa cosa sta andando verso comunque una sua naturale estinzione, comunque una trasformazione anche abbastanza, sarà pesante d'impatto. Ci sono tutti i dati, cioè dette un sacco di volte, da questa applicazione di Industry 4.0 che diventa l'automazione su tutti i piani. Io adesso non lo so se è vera sta notizia, ma addirittura in Giappone mo hanno fatto il robot Monaco, che fra 2 mesi sarà pronto a impartire gli insegnamenti del Buddha. C'è un'idea? Ma quello è il meno, i cambiamenti climatici che stanno avvenendo, tutta la rivoluzione delle monete, del mondo finanziario, dell'economia, ma prima o poi, cioè, secondo voi, un'altra bolla come quella del 2008 non è prossima? Ma per forza, ma necessariamente, cioè, non hanno affrontato le cause di quella bolla speculativa e quindi ci ritroviamo ancora una volta in quelle condizioni che prima o poi quest'altra cosa esploderà, ma sono cose che sono già accadute. Nel 1932 uguale, la gente si buttava dai palazzi per i fallimenti pazzeschi, capite? Però ripeto, l'ultimo del mio auspicio è che qualcuno si avvicini a tutto questo soltanto per timore che questo va a scatafascio. Cioè, io lo studio sociologico che faccio, per cui arrivo a dedurre che finiranno molto male, non può essere una motivazione per cambiare. Deve esserci da qualche parte una leva che viene prima. Anche perché personalmente, quando ho iniziato tutto questo, non è che stavo tanto a guardare
se o meno andavamo fallendo, che cosa, la catastrofe, l'estinzione, cioè, mai fatte ste pensate. Per me era assurdo, a prescindere, il modo con cui ci ostiniamo a vivere. E posso osservarlo proprio da questa quotidianità che noi abbiamo, che è sclerotica. C'erano gli interrogativi da bambino. Quando io arrivavo a casa e non volevo più andare a scuola, mia madre mi diceva: no, ma devi andare. Perché? Perché così ti diplomi. Io dicevo: no, ma guarda che qua alla fine si muore. Quando ho iniziato a capire che alla fine, perché poi il meccanismo è quello, si muore, dicevo, vivere così è completamente insensato. Cioè, capite, l'uomo originario, conscio di tutto questo, è chiaro che impostava la sua vita cercando di costruirla al meglio di quello che sono le sue qualità, quasi spontaneamente. Cioè, noi costruiamo le nostre vite per riuscire a sopravvivere all'interno di questa gabbia sociale. Cioè, è quando poi tu arrivi alla fine del tuo cacchio di cronoprogramma che ti rendi conto che hai sprecato la tua vita. E il punto è riuscire invece, e a qualcuno accade, di accorgersene prima. Poi dopo, magari, nell'istante in cui ne prendo atto e coscienza, non ho gli strumenti per fare dei cambiamenti, ma intanto lo intercetto, non lo rimuovo, non lo sbatto di nuovo là sotto. Anche perché, e questo uno lo scopre mano a mano che inizia a conoscersi meglio intimamente, quel mantenere viva quell'interrogativo crea poi nella vita tutta una serie di sincronicità che ci permettono di fare una serie di cambiamenti. Sempre più chiaro, sempre più rivoluzioni dati, sempre più mi diventa chiaro che cosa posso fare, quali sono i margini di manovra, mi diventa sempre più chiara la visione fino a quando a un certo punto è talmente chiaro che so quello che devo fare. Ma non è che lo so, che lo penso, lo faccio, agisco in accordo. Cioè, lo stare nella domanda è che ti fa iniziare a comportarti qua dentro in modo diverso e inizia a essere un'anomalia del sistema. Domande, esternazioni, tutto va bene, perfetto. Sapete perché tutta sta roba fondamentalmente vi risulta una palla di dimensioni stellari? Perché siete stati talmente abituati a non considerare la storia, le scienze, la filosofia, il pensiero umano come qualcosa che abbia un qualche tipo di valore, se non incontrate qualcuno che vi parla di cose, cioè capite, questa è la storia dell'umanità, ma siccome qui non ci sono alieni e non ci sono, è uno psichismo alla ricerca del fenomenico. La spiritualità è la ricerca del fenomenico, del potere che io posso esercitare, delle qualità, la proiezione astrale, il pensiero a distanza, alla ricerca del fenomenico. E questa cosa è un altro psichismo con cui coloro che possono avere le qualità per produrre una rivoluzione intima non la produrranno. Andate a caccia di fenomeni, ma guardate che il fenomeno più straordinario è l'essere umano. Cioè, siamo qualcosa di veramente anomalo e forse non riusciamo veramente a comprendere qual è la funzione più grande. Mi mandi la slide, la prima slide?
Vediamo se si riesce a leggere. E siate facitori della parola e non solo uditori, ingannando voi stessi. Perché se alcuno è uditor della parola e non facitore, egli è simile a un uomo che mira la sua natia faccia in uno specchio. E dopo che egli si è mirato, egli se ne va e subito dimentica quale egli fosse. Questo è Narciso. Siate facitori della parola e non solo uditori. Che cos'è la parola? La parola non è legata al concetto di pensiero, la parola non è collegata a un concetto di vibrazione, la parola non è collegata a un concetto di sentito, di sentimento. Cosa esprimo io con le parole? Quello che io sono, o almeno ci provo a raccontare quello che sono, quello che è la mia esperienza. Forse. Luce, calore, vibrazione, quella è la parola. L'intenzione espressa nel siate facitori. Si capisce cosa vuol dire facitore? Cioè è l'intento di produrre... Ecco, a un livello. A un altro livello stiamo parlando proprio di una vibrazione, perché ragazzi, per quanto voi ci crediate o meno, noi siamo immersi in un campo di fuoco e qui ci siamo giocati tutte le possibilità, capisci, di parlare con uno che parla di finanza, con uno che mi parla di politica, perché io quando inizio a aprirgli la finestra dell'etere, questi mi guardano e dicono questo è un alcolizzato. E mentre, cazzo, purtroppo, capite che è un problema gravissimo questo culturale? Il fatto di non riuscire a renderci conto e pensare, sì, vabbè, ma questa è un'altra cosa e riguarda la spiritualità. No, non riguarda la spiritualità. Cioè, questa roba qua è centrale. L'uomo originario aveva assolutamente molto chiaro, perché percepiva la sua relazione tra il suo modo d'essere, di sentire, quindi di vibrare, e il campo. È inutile che noi studiamo Gurdjieff e quando in Gurdjieff troviamo concetti come non dare espressione alle manifestazioni sgradevoli oppure non dare espressione alle emozioni negative, ci limitiamo a concettualizzare questa cosa o a produrre un limite se non c'è un contatto con la realtà che noi siamo. Cioè noi viviamo in una realtà separata veramente, ma separata da ciò che è intimo dentro di noi. Cioè, noi siamo fenomeni, siamo un fenomeno paranormale sulla faccia di questo pianeta. Noi influiamo continuamente nel campo dove noi ci muoviamo. Campo d'azione, questa stanza è un campo d'azione, questa stanza in questo momento sta esprimendo tutti i vostri stati d'animo, per quello che io continuo a chiedervi cos'è che ci avete, perché non vibrate e io voglio capire qual è la ragione. Per essere forte l'intento serve una visione assolutamente chiara. La visione è la cosa più importante di tutte. Senza visione non ci può essere azione. La visione è al di sopra di qualsiasi cosa. Perché la visione è quello che ti dà il motivo, la motivazione. Perché, signor Henderson, perché continua a battersi? Eccolo qua, che meraviglia. Perché, signor Henderson, perché? Perché lo fa? Perché si rialza? Perché continua a battersi? Pensa veramente di lottare per qualcosa a parte la sua sopravvivenza? E già qua è il primo.
è la prima canzone del mattino. Le persone lottano per quello. Sa dirmi di che si tratta, ammesso che ne abbia coscienza. Smith stesso parla di coscienza. È la libertà? È la verità? O magari la pace? Non mi dica che è l'amore. Illusioni, signor Anderson, capricci della percezione, temporanei costrutti del debole intelletto umano che cerca disperatamente di giustificare un'esistenza priva del minimo significato e scopo. E già qua ci potremmo fermare. Perché tutte queste persone accettano questo programma, cioè questo fiume, la programmazione della sua vita, perché sono state convinte che la nostra esistenza come esseri viventi non ha nessuno scopo, meglio dire funzione, perché qua di scopi ce n'è a iosa. Infatti qui ci danno scopi in maniera tale da non doverci più preoccupare di questo. Ed è veramente difficile in questo marasma di scopi riuscire a farsi spazio e intendere qual è realmente. Infatti il buon Neo non può far altro che rispondere in un altro modo. Guarda che senti che meraviglia, questa è poesia. Ogni costrutto è artificiale quanto Matrix stressa. Anche se devo dire che solo la mente umana poteva inventare una scialba illusione come l'amore. Oramai dovrebbe aver capito, signor Anderson. A quest'ora le sarei chiaro. Lei non vincerà. Combattere è inutile. Perché, signor Anderson? Perché? Perché persiste. Questo è quello che tutte queste persone si raccontano continuamente. Combattere è inutile. Questo è quello che voi state manifestando da quando siete entrati in questa stanza. Voi mi state continuando a dire che combattere è inutile e mi state facendo perdere tempo. Perché invece così ho scelto. E io sono intenzionato a battermi, ma non come vogliono loro, non in una rivoluzione esteriore che non porterà da nessuna parte. Sono pronto a battermi continuando a raccontare alla gente qual è la loro storia, continuando a ricordare alle persone che cosa sono dentro veramente. E il ricordare non è con le parole, è da ricordo, cioè riaccordare, far sentire la vibrazione di qualcosa che piano piano stiamo continuando a dimenticare. La memoria è assolutamente importante. Esercitare la memoria più profonda, quella reminiscenza che ci permette di svegliarci.